Ehi tu, sì, dico a te, per caso vuoi rimanere aggiornato su notizie, classifiche, risultati e tu zia qua pelata? Bene, allora scarica OneFootball, trovi il link in descrizione. Inoltre, se sei interessato anche ad acquistare maglie da calcio, magari della tua squadra del cuore, oppure completini, tute o anche più semplicemente i capelli per la zia, in descrizione trovi divise calcio top, tutto a prezzi bassissimi e con hashtag Marconi avrai un'altra maglia gratis. Sul possesso della Roma, fischia 3 volte l'arbitro, buona la prima, anzi buonissima, 5-0, seppur contro la Spalma è sempre un 5-0. Lo scorso anno contro il Chievo la Roma soffrì, vincendo 2-1 nel finale grazie alla doppietta di Dries Mertens. Oggi 5-0 con Mertens che segna ancora, con un ottimo Batshuayi, con un grandissimo Under e con un grande Martial, 2 gol per lui. Allora, Feyenoord, Roma Feyenoord. Non ci credo. Non ci credo, sì. Ho il Leverkusen nel girone. E No! voglio prendere Kanté. No! Parte Nainggolan a cercare un tiri, il colpo di testa che non c'è. Poi Kanté la mette giù, fa sul sinistro. Kanté! Kanté! 4-3! Ancora lui! Sempre lui decisivo! All'87esimo! Vabbè, non devo spiegarvelo io, no? È chiaro, cioè, è proprio il fato, quando si dice il destino. Roma-Leverkusen il 23 ottobre, precisamente, e non penso sia un caso che noi vogliamo anche prendere, insomma, cioè, più che altro, caso è, perché non potevamo sapere quando abbiamo buttato a Kanté che ci sarebbe stato il Leverkusen nel girone, ma caso strano, noi vogliamo Kanté. Allora, ecco, infatti loro volevano 100 milioni, abbiamo offerto 50, c'era qualcosa che non andava. Contatta per acquistare. Noi 100 milioni per Kanté possiamo anche spenderli, però io offrirei 80 come punto di partenza. Ok, questa è la nostra prima offerta. Vediamo che dicono. Siamo soddisfatti? Perfetto così. 80 milioni per Kanté. È stato semplice alla fine. Rapido e indolore. Tratta. Forza ragazzi. In questo momento c'è il numero 8 di Perotti che è libero. Quindi eventualmente potrebbe anche prendere l'8. Oppure il 27 come 2 anni fa con la Roma su FIFA 16. Allora. Vuole un ruolo cruciale e penso proprio di sì. Andiamo avanti. 4 anni va benissimo. Andiamo avanti. Al mio assistito non interessa una clausola e siamo d'accordo entrambi. Anzi, ci fai felice dicendo questa cosa. E poi direi che anche qui possiamo parlarne. Accettiamo. E allora direi N'Golo Kanté con Venditti di sottofondo come con il Leicester l'anno scorso. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Il termine giusto questo direi, no? Il contesto giusto per un altro acquisto, l'ultimo di questa campagna estiva, di questa grande campagna estiva della Roma. N'Golo Kanté, direi che abbiamo fatto un mercato che non potete definire insufficiente. Questo sicuro. Poi motivatemi voi le varie scelte. Kanté è fondamentale. Kanté è fondamentale perché? Perché avrà questo ruolo qui. Quindi sarà a fianco di Keita. Pellegrini ovviamente si merita di giocare molto perché ha fatto molto. E quindi ok. Questa è la Roma. Questa è la Roma di questa nuova stagione. Quindi ditemi un po' cosa ne pensate. Abbiamo De Gea tra i pali, Vallejo e Ramos in difesa, una difesa così tranquilla, cantera del Real Madrid. Florenzi a destra e Kurzawa a sinistra, Kanté e Keita a centrocampo, Mertens con Under e Martial alle spalle di Batshuayi e poi la panchina. C'è Federico Fazio, c'è Arturo Vidal, c'è Nabil Fekir, c'è Mahrez, c'è Pellegrini, c'è Chelaoui e c'è Firmino. Qui appunto ci lasciano N'Golo Kanté col 27, numero che gli abbiamo dato, però c'era una cosa bellissima che purtroppo adesso è svanita perché ovviamente sono passati dei giorni. La Roma acquista N'Golo Kanté e c'erano proprio Kanté come punto di riferimento al centro e poi c'erano De Gea, Ramos, insomma tutti gli altri. E mi ha fatto riflettere questa cosa perché effettivamente abbiamo costruito se non un dream team, ma sicuramente una squadra da battere in questa stagione, perché siamo i campioni e quindi siamo da battere, ma anche per quanto riguarda poi il calciomercato penso che siamo noi quelli da battere in Serie A e ce la possiamo giocare sicuramente al massimo con le big europee. Dopo un esordio più che convincente contro la Spal con la vittoria per 5-0, la Roma torna in campo, seconda di campionato il 1º settembre, subito Kanté nel 4-2-3-1 in casa dell'Atalanta. Non sarà una gara semplice, ma sarà una gara che la Roma deve vincere. La porta il capitano della Roma. Si fa vedere Batshuayi davanti, ecco il pallone per il 9 che poi fa viaggiare Under a destra, rientra al 17, sempre Under, dentro da Batshuayi. Batshuayi con il destro, troppo debole, risposta di Sportiello. Va a ricevere il 3.
Poi dentro da Martial, attenzione a Kurzawa che si fa vedere ancora in area di rigore, Kurzawa fino in fondo col sinistro! Kurzawa mette la firma per il gol dell'1-0 all'Atleti Azzurri d'Italia, passa la Roma con un ottimo guizzo di Laoui Kurzawa che scambia con Martial e poi va a mettere il pallone in porta, scambio tra i francesi e arriva il primo gol in questo nuovo campionato anche per il nuovo numero 3 della Roma. Che sì, allunga che si chiude Keita, palla recuperata da Petagna nello spazio, grande palla per Paloschi, fuori gioco. Ma De Gea c'era. C'è un cambio, entra e fa il suo esordio in campionato Nabil Fekir, fuori Mertens. Fekir, le sue finte, lascia poi in corsa Under, vuole andare col doppio passo Cengiz Under. Kanté è in zona tiro da lì, Kanté, attenzione, destro, Sportiello vola ancora. Occhio qui a Fekir, la sua pressione, non arriva il problema a Firmino, ma poi ancora Fekir, questa volta gli arriva. Firmino, Mahrez, ecco le due nuove entrate che dialogano, Mahrez dentro ancora a cercare Firmino, chiuso, c'è ancora Mahrez al limite, con la suola, Mahrez vuole inventare fino in fondo, la mette, Fekir! Da due passi, non può sbagliare, trova il 2-0 la Roma, primo gol in campionato per Nabil Fekir, primo gol ufficiale anche per lui, con la maglia giallorossa, 2-0. Roma che vuole ancora salire. Fekir, attenzione al movimento da parte di Firmino, mandato molto bene da Fekir in porta, Firmino, 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 Sportiello e poi gol del 3-0, ma è chiaramente autogol. La Roma però trova anche la terza rete in questa serata, altrettanto meravigliosa come quella contro la SPAL, 3-0 all'Atleti Azzurri d'Italia come un anno fa, quando però furono decisivi i gol di Nainggolan e poi quello finale di Mertens, qui Firmino propizia l'autorete di Palomino, è 3-0. Occhio a Gomez dalla sinistra, il cross sul secondo palo verso Paloschi, ancora Kurzawa che le ha prese tutte, poi Fekir la mette giù e poi manda in controllo di Firmino, che adesso vola in velocità e ci mostra tutta la sua rapidità brasiliana, sempre Firmino, ancora l'ex Liverpool in area di rigore, Firmino con il destro, ancora troppo debole, e chiude Sportiello, ma recupera Mahrez che rimette dentro, Firmino al terzo tentativo, trova il gol, 4-0. E questo è tutto suo, prima gioia giallorossa e poker della Roma, anche all'Atalanta. Tutti a guardare il direttore di gara che fischia adesso, Roma 4, Atalanta 0, buona anche la seconda. I fischi dell'Atleti Azzurri d'Italia sono per un esordio casalingo non molto positivo per quanto riguarda i nerazzurri, positivissimo invece il primo duo di partite per la nostra Roma che adesso chiuderà l'episodio contro la Fiorentina perché poi ci sarà la Champions League che vedrete nel prossimo episodio, un grande inizio di stagione per la Roma devo dire. Per noi è il pre-Champions League e sicuramente c'è molto pepe su questo match. Entrambe vengono da due vittorie di fila. La Roma chiaramente vuole riconfermarsi vista la passata stagione, mentre la Fiorentina vuole stupire e dimostrare di essere la sorpresa di questa qui. Magari però dimostrando di essere la bestia nera della Roma, dato che un anno fa fermò per ben due volte, sia all'andata che al ritorno, la squadra di Marconi. 2-0 al Franchi e 1-1 qui. È cominciata Roma-Fiorentina. Dalla sinistra con Ramos che lo contiene, il pallone interno, chiude Pellegrini, quindi un der. Vuole ripartire da solo sulla fascia di destra, fa viaggiare Mertens, vediamo se parte Dries Mertens che ha la velocità e anche il fisico per farlo, attenzione che sta arrivando il Sharawi in mezzo, Mertens lo vede, mette il cross, c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo per la Roma, Pellegrini va al cross, sta arrivando il Sharawi con la palla allontanata, ma lì Stefan forse ha pensato anche al tiro al volo, poi la prende Under di testa, la mette giù Bashuayi che vuole lavorare il pallone per poi riservire magari Under per il contropiede, grande palla di Bashuayi, grande controllo di Under che manda al bar Vitor Hugo, poi va sul fondo in mezzo Mertens e anche il Sharawi, il cross, il Sharawi al volo con il sinistro spacca la porta di potenza, Roma 1 Fiorentina 0, che gol del faraone, che contropiede perfetto da parte della Roma. Vidal, 2 di recupero, dobbiamo tenere, manca poco. Vidal non tiene, c'è Pellegrini, Bashuayi vuole Fekir, attenzione ancora a Bashuayi, Fekir lo vede, lo serve in area di rigore, Bashuayi vuole andare, tiene molto bene il pallone, poi mette il cross, Fekir in bocca a Fruchtel, però dovrebbe essere finito anche il tempo signori, rinvio di Fruchtel, game over, 3 su 3 per la Roma, che adesso sicuramente a 9 punti in classifica, sicuramente prima in classifica, non so se da sola, la certezza è che la Fiorentina si sia fermata. E il Milan continua a vincere, quindi ci sono Roma e Milan in testa alla classifica a 9 punti. Questa è la classifica che state vedendo, l'Inter a 7, poi la Sampdoria, il Torino e la Fiorentina a 6, no, c'è anche l'Atalanta, 5 la Juventus e il Napoli, avvio sicuramente da rivedere. Per Juve e Napoli, Genoa a 4, a pari punti con il Chievo, poi a 3 punti soltanto il Bari, a 2 il Benevento, l'Udinese
e il Crotone a un punto, Bologna, Hellas Verona, Sassuolo e Lazio. La Lazio è penultima in classifica, sicuramente è prestissimo, però questo è un segnale importante, sicuramente sta pesando la cessione di De Vrij, seppur molto costosa al Tottenham. La Spal, unica squadra a 0 punti dopo 3 partite. Finisce qui questo episodio, ragazzi, io spero che vi sia piaciuto come tutti gli altri. Trovate ovviamente, come detto all'inizio, in descrizione tutta la playlist di questa serie magnifica, che ovviamente potete rivedere quando volete. Commentate anche oggi con hashtag FedeKing della carriera, magari ci credono. E quindi niente, iscrivetevi se non lo siete già, altrimenti attivate la campanellina. Passate in descrizione per tutti gli altri link e social. Seguitemi su Instagram. Un bacione, never give up e bella, regà!